Direttore, oggi è il 1° luglio, è già in campo e ci porta già nuove novità qui al Vanchiglia. Di cosa si tratta? Beh, sicuramente buongiorno a tutti, e per me è un piacere e un onore iniziare questa nuova avventura. Da oggi iniziamo, questa mattina faremo dei test dove andremo a valutare i nostri ragazzi, facciamo delle prove e poi durante l'anno, già a partire da agosto-settembre, cercheremo di metterle in pratica con tutti i nostri tesserati. Poi nel pomeriggio alle ore 17 faremo una seduta di allenamento coinvolgendo tutti i nostri tecnici, a partire dalla scuola calcio alla prima squadra, dove faremo un lavoro di inizialmente una fase di riscaldamento tecnico, poi faremo dei lavori di tecnica applicata, faremo dei lavori di possessi palla, dei lavori per la conclusione a rete e un lavoro sulla fase offensiva e fase difensiva, quindi cercando di coinvolgere tutto e cercando di far passare il messaggio giusto, per poi terminare con una riunione in sala video sulla figura dell'allenatore e poi ci sarà una presentazione di tutta la società. A dopo. Quindi benvenuto. Grazie. Ciao, sono Franco Biancofiore di Clinica Motus. Siamo qua al Vanchiglia oggi, siamo venuti a fare un po' di test sui ragazzi per questo progetto che abbiamo messo in cantiere con Manzo sulla prevenzione degli infortuni. Fondamentalmente lavoreremo su due grandi fasce d'età, nel settore giovanile e la scuola calcio. Oggi abbiamo fatto un po' di test che ci serviranno per capire le possibili, diciamo, condizioni di rischio dei ragazzi, quindi per evitare che si infortunino e soprattutto per migliorare le performance. Abbiamo più test, faremo dei test diversi a seconda delle fasce d'età, per i più piccoli, quindi tendenzialmente fino al 2010-2009 partendo dalla scuola calcio. Abbiamo tre test fondamentalmente. Uno che è un percorso che si chiama test di Haar ed è un percorso che valuta fondamentalmente le capacità coordinative e la velocità negli spostamenti. Quindi ci dà dei valori su quanto i ragazzini possono essere coordinati o meno, e questo aiuta sia su un lavoro più preciso nell'allenamento e sull'evitare il più possibile la possibilità di infortunarsi. Il secondo gruppo di esercizi, un pochettino più corposo, è per la fascia dei più grandi, quindi tutto il settore giovanile fino all'eccellenza si può assolutamente utilizzare, e prevede più batterie di test. Abbiamo dei test che valutano fondamentalmente la forza del core, quindi i gruppi muscolari degli estensori, parte posteriore, della parte laterale con gli obliqui e della parte anteriore con il retto. Perché testiamo questi muscoli? Perché è fondamentale che gli atleti abbiano un'ottima stabilità del tronco, sia per avere delle buone performance e soprattutto, per quanto ci interessa, per evitare che ci siano rischi di infortuni all'arto inferiore. Poi abbiamo dei test che valutano la capacità di salto, uno prettamente, diciamo, qualitativo, quindi andiamo a vedere quanto saltano, e questo test ripetuto nell'anno ci dà delle indicazioni sulla fatica dell'atleta, e quindi anche qua abbiamo dei valori oggettivi che ci permettono di evitare il sovraccarico e la possibilità di infortuni. È uno più, diciamo, che va a valutare come saltano i ragazzi, quindi se ci sono delle asimmetrie importanti, soprattutto a livello del ginocchio e dell'anca, che possono causare infortuni soprattutto al ginocchio, che sappiamo essere uno dei problemi principali nel calcio. Abbiamo ancora delle altre batterie di test che riguardano i cambi di direzione, quindi valutiamo sempre la qualità del movimento più che la velocità, e ci indicano come l'atleta si muove sul campo, e quindi anche lì se ci sono delle piccole o grandi criticità nei cambi di direzione, in modo da poter agire in maniera specifica e selettiva. Ultimo test fondamentalmente ci serve per valutare la capacità di lavoro, di reattività della caviglia, fondamentale per ridurre la fatica e migliorare la performance dell'atleta e soprattutto per evitare infortuni da sovraccarico ma anche lesioni muscolari a livello dell'arto inferiore. Questo è un progetto che sarà articolato in tre punti fondamentali: uno, inizio stagione, che sappiamo essere uno dei momenti più critici per gli atleti perché si arriva dal riposo dell'estate; uno, tendenzialmente prima della pausa invernale o durante la pausa invernale, lo valuteremo in itinere; e uno in primavera, a marzo, per vedere come lo stato degli atleti che si avviano a fine stagione. È un progetto ambizioso, ma che pensiamo che possa dare degli ottimi risultati.
La nostra struttura nasce 6 anni fa e nasce dal sogno di poter lavorare con una qualità eccellente e di poter dare, diciamo, più possibilità possibile alle persone di risolvere le situazioni di ore, sia in atleti che in persone che non fanno sport. Lavoriamo su vari tipi di persone, su chi ha dolore cronico, quindi da molto tempo, sull'atleta infortunato, sulla prevenzione degli infortuni, e nella nostra struttura possiamo, diciamo, gestire a pieno tutti i tipi di problemi. Lavoriamo anche sui bambini e nel giro di 6 anni siamo diventati una realtà decisamente importante sul torinese e da oggi collaboriamo con il Banchiglia. Grazie a tutti e per qualunque informazione in più rispetto a quello che abbiamo detto, noi siamo a disposizione sia noi che Vincenzo Manzo. E niente, vi auguriamo una buona estate e ci rivedremo ad agosto, settembre, carichi e con tante iniziative da mettere in campo.